sera iniziamo il test driver di questa Mercedes classe B180 Sport, diesel, cambio automatico, versione anche Engie. Come vedete adesso quando accendo, no, è spento, allora accendiamo, come vedete Engie. Allora, vediamo il chilometraggio. Dare da qui, ok, scusate, ho sbagliato, no, torniamo indietro. La vettura ha percorso 61.747 km. Cambio automatico con leve F1. Allora, la leva del cambio molto comoda qui a fianco al volante. Allora, vediamo subito se è ben allineata. Allineata anche in frenata. Adesso vediamo gli avvallamenti, se risponde bene sugli avvallamenti. Molto bene, gli ammortizzatori rispondono benissimo, non fa rumori inusuali, frenano al momento giusto. Molto serrata, tenuta benissimo, abbiamo anche una buona frenata, anche i freni sono ok. Vettura è perfetta, pari al nuovo proprio, non fa nessun rumore inusuale. Favoloso. Il motore tira benissimo, il cambio è fluido, perfetto. I vetri elettrici, ecco i posteriori, anteriori, regolazione degli specchietti, sinistro ok, destro ok, la chiusura degli specchietti, poi qua abbiamo il computer di bordo, consumi, display, nessuna anomalia, tutto ok. Poi qui abbiamo tutto ciò che è il telefono e la gestione della radio. Accendiamo. Quindi cambio stazione, ce l'abbiamo qui, credo. Però non sto. Ecco, sì, ce l'ha cambiato. Sì. Volume. Di 13 anni che giocava tranquillo nella sua Audi. Ok, il mute. Diciamo, responsabilità italiana. Sì. Responsabilità italiana e giocava Telefono. tranquillo in Ok, un abbiamo il telefono anche qui. luogo che amava, Tutti i sua famiglia, supporti del telefono, il sua Bluetooth da sorella, collegare sua madre. apparecchio. Era morta poco prima e improvvisamente la Qui abbiamo tutta la parte cugina cacciata, multimediale, prima cacciata dalla scuola e poi è arrivato telefono, questo vettura, consumi, avvisino abbiamo con il pomello qui al centro della l'immagine fatale, console, malvagia, sporca, sui deviata, supporti, totale, chiavetta incendiata, poi USB, l'umido radio, piombato e arriva la pulizia abbiamo d'acqua, anche più avanti anche le pulizia app d'acqua e Mercedes, luce, suono, app poi app Mercedes, sorriso per la madre e rubrica lui da telefonica. solo. Da solo a 14 anni di Climatizzatore Bizona, ok, aria condizionata, ricircolo, esprimatore anteriore, esprimatore posteriore, ventilazione. Proviamo la velocità dell'evento.
I sensori parcheggio che possono essere attivati o meno. Lo start e stop. Direi che è perfettamente tutto ok. Interni, come vedete, con pelle, volante in pelle, tutti i comandi del volante, il cruscotto digitale, sedili misto pelle con la regolazione dei cosciali, bracciolo, questo è il pomello, quello del multimediale, vetri oscurati, chiusa la vettura, la devo aprire, ecco così. Macchina bellissima, tenuta perfettamente. Esternamente la vernice ben lucente, tutte le linee perfettamente parallele. Sensori parcheggio anteriori e posteriori. Vettura veramente completa e tenuta benissimo. Il doppio scarico posteriore. Adesso vediamo le gomme. Attrezzo. $4,900 anteriore destra, $8,000 posteriore destra, $8,000 posteriore sinistra, $5,600 anteriore sinistra. Prendo il vano motore, confermo l'integrità della vettura, tutti attacchi originali, nessuna riparazione o manomissione di alcun genere, motore perfettamente silenzioso e ben in linea, equilibrato. Qui abbiamo anche un tagliando a 44.000 km, 5.020, auto perfetta, perfette condizioni. Qui anche un altro tagliando a 29, auto veramente perfetta in linea con l'anno per il suo chilometraggio 61.748.